eccoci pronti per fare un altro esercizio sugli addominali. Li abbiamo già visti nell'esercizio con il mezzo crunch frontale obliquo, abbiamo fatto i plank e oggi torniamo ad allenarli in compagnia di un attrezzo a noi donne abbastanza comune, cioè lo scolapasta. Quindi procuratevi questo attrezzo in assenza di uno scolapasta, cosa che non credo sia così semplice perché secondo me la pasta la mangiamo tutti, potrebbe andare bene anche una palla. Detto questo, ci corichiamo sul nostro amico asciugamano e siamo pronti per cominciare la sequenza. Mi seguite? Ricordatevi sempre ombelico alla colonna, fondamentale, anche quando andremo a cercare di stendere le gambe, le stenderete soltanto fino al punto in cui il vostro ombelico rimarrà alla colonna. Nel momento in cui sentite che cede, le gambe tornano verso il torace. Mi raccomando, precisione. Pronti? Allora, ci sdraiamo, prendiamo lo scolapasta, gambe al petto, stendo la gamba che voglio e lo scolapasta passa sotto l'altra gamba. Alzo le spalle, guardo le gambe e alterno lo scolapasta da una gamba all'altra. Continuo. L'altra gamba si stende lunga, ricordatevi ombelico alla colonna. Molto bene, adesso appoggio gambe a 90 gradi, appoggio lo scolapasta, mani a terra, testa per terra e vado ombelico alla colonna. Quando non riesco torno indietro e vado avanti. Torno. Lento, controllato. Lo scolapasta deve rimanere sulle gambe, non deve cadere, mi raccomando. Torno. Vado finché riesco, lo scolapasta non deve cadere. Aprite bene le spalle, ombelico alla colonna. Ultimo. Torno. Lo riprendo e ricomincio. Via, sulle spalle, ombelico alla colonna, fuori l'aria. Continua. Molto bene. Ok, appoggiatelo sulla pasta, alzate il bacino. Tirate bene indietro gli addominali, rilasso. E questa sera la pasta asciutta ve la siete guadagnata.